Siamo qui per lo spettacolo teatrale che è intitolato Bulloman. Io sono stata vittima di bullismo e per un breve periodo sono stata anche una bulla. Dopo essere stata vittima, non volendo che mi ricapitasse più, ho scelto io in primis l'aggressione, ecco. Tu, nella tua esperienza a scuola o fuori da scuola, ti è capitato di vederlo, di viverlo, di subirlo, di farlo? No, io sono stato molto fortunato nella vita, fortunatamente non ho ricevuto bullismo, mi sono trovato in varie situazioni nelle quali ho dovuto fermare atti di bullismo fin dai tempi delle elementari, però diciamo che sono sempre stato dalla parte dei più deboli, perché penso che sia importante aiutare chi sia in difficoltà e comunque contribuire a rendere il mondo un posto migliore rispetto a quello che abbiamo trovato. Io sono stato anche bullo, quindi conosco bene cosa essere dall'altra parte, ed è una delle cose che ricordo con più dispiacere di quello quando avevo 15-16 anni, perché ero già alto così, quindi avevo sempre rivalse su quelli più piccoli. E quindi capisco il meccanismo, non lo giustifico assolutamente, è una vigliaccata ed è una delle cose più brutte che un essere umano possa fare. Essendoci passato, cosa diresti a un bullo oggi? Ma io a bullo, io mi comporterei da bullo e gli darei probabilmente un calcio in culo, ma non bisogna fare, bisogna denunciare e segnalare sempre, subito e sempre. Io quando ero piccolino ho vissuto un pochino di bullismo, ma tutti in realtà, c'è sempre magari quella parola che è di più rispetto al resto, e quindi c'è una parte dell'adolescenza che è fondamentale anche quando magari sei bambino, il momento in cui cresci e ti vengono determinate cose poi te le ricordi da grande, e io mi ricordo tante delle cose che mi hanno detto da piccolo. Io ero un pochino magari più femminile rispetto ad altri perché facevo spettacolo, facevo musica, mi piaceva l'ambito un po' più romantico, un artista, e questa cosa era vista un pochino meno concreta ma allo stesso tempo pure prettamente femminile, quindi mi venivano dette parole che mi facevano stare male. Infatti poi ho scritto un pezzo su questa cosa e mi sono sfogato, ma resta là e niente. Però comunque qualche cosa è importante dosare le parole, quindi faccio un appello più che agli adulti, faccio un appello ai ragazzi di usare bene le parole e di parlare bene. Questi che vengono definiti bulli sono proprio cattivi? Non so, cattivi, sono persone, non so, magari hanno avuto problemi in famiglia, oppure sono, anzi, delle volte sono persone pure più deboli di quelle che poi prendono in... Sono più deboli, vero? Perché magari per paura di essere aggrediti aggrediscono. Assolutamente, loro aggrediscono e scelgono la preda più semplice, magari quello che a loro parere sembra più debole, ma in realtà sono loro i primi a esserlo. Alla base del bullismo c'è una grandissima ignoranza e quindi a un certo punto diventano forse loro i bullizzati, poi se giriamo la frittata. È anche una grandissima difficoltà sì, di esprimersi, è mancanza di amore. Però magari non buttiamo questa difficoltà addosso ad altre persone che col bullismo, perché non mi sembra un caso. I social sono terreno fertile per i bulli, lo sappiamo, un luogo dove avvengono situazioni molto sgradevoli, quindi vanno toccati con le molle, e quindi secondo me ci vorrebbero sicuramente regole più stringenti per i social. Io sono dell'idea, ma io sono un boomer, quindi ho un'idea antiquata di quella che è la comunicazione, almeno sapere quando uno scrive qualche cosa chi sta parlando, il suo numero di telefono, e sapere chi è, come succede nella vita, e se io ti mando a quel paese sono davanti a te, ti metti la faccia, ed è più ugualmente fastidioso ma più onesto sicuramente. Boomer, noi boomer. Anziani che usiamo i social e poi diciamo che questi ragazzini stanno sempre sui social, in realtà poi tutti quanti stanno sempre sui social. Che cosa ne pensi di questo giudizio di questa gente grande di età che vuole rompere un po' le scatole? Ma
Allora, credo che sia giusto, perché da un lato io credo che soprattutto si possa vedere nell'amore quanto i social abbiano cambiato la nostra vita, quanto i numeri abbiano inciso sulla nostra vita, che magari vedi una persona che magari è più conosciuta e ti fa un determinato effetto rispetto a un'altra che conosci dal vivo e te ne fa un altro, o magari a quella persona che conosci dal vivo, se c'ha due numeri comunque ti può fare un effetto diverso, cambia, i social ti cambiano un po' la realtà. E quindi io credo che sia giusto che ci siano, perché non... anche per lo spettacolo, per la promo dei pezzi e tutto quanto, non è un passaparola, ma è qualcosa che magari è... Rafforzano la comunità. Rafforza la comunità e la comunicazione soprattutto. Una cosa importante che a volte non viene molto... viene un po' sottovalutata è appunto riconoscere quale sia un atto di bullismo. Appunto serve la ripetitività, la simmetria di potere e l'intenzionalità dell'evento, come dicevi prima appunto. E nel caso del cyberbullismo queste tre intenzioni, diciamo, queste tre motivazioni del bullismo vengono ampliate appunto su una scala che poi diventa virale appunto. Ma io credo che, come dire, l'adolescenza, cioè il periodo di adolescenza è un momento molto buio, quindi è molto facile in un certo senso cadere in delle dinamiche di bullismo, di, diciamo, più o meno gravi. Sicuramente io al liceo ho avuto le mie difficoltà, ho avuto i miei momenti in cui mi sentivo inadeguata, non abbastanza figa, non abbastanza all'altezza, e quindi poi si creavano queste dinamiche così. Però insomma poi sono cose che si superano nel tempo, una volta che acquisti più sicurezza in te stessa.